Questo è il primo video dedicato al laboratorio di fisica, in particolare alla parte sui fogli di calcolo. L'idea è darvi uno strumento di ripasso che poi vi possa essere utile quando dovrete utilizzare quanto appreso nella parte di informatica, chiamiamola così, per realizzare le attività di laboratorio, in particolare l'analisi dei dati che raccogliete. Quindi questo è il ripasso della prima lezione sul foglio di calcolo. Salto ovviamente la parte 1 e 2 in cui vi è stato introdotto che cos'è un foglio di calcolo, cosa sono le celle, come si selezionano. Lo scopo è darvi proprio gli strumenti, il ripasso sugli strumenti tecnici, quindi andare a vedere come si fanno certe cose. Nel caso in classe o foste assenti, vi siete persi qualcosa, insomma, un ripassino. Allora, la prima cosa su cui avete sicuramente ragionato è il formato delle celle. Quindi ogni cella ha un suo formato. Tipicamente quello che interessa a noi è o testo o numerico. Di default, io adesso andrò a rifare quello che c'è già scritto, no? Da zero. Di default, se voi inserite un numero, come in questo caso 129,49222, lui vedete che prende e ve lo inserisce come 129,4922. È quello che lui chiama il cosiddetto formato automatico, cioè se non avete fatto niente di particolare, non avete selezionato niente, lui utilizza il formato automatico, cioè prova a riconoscere quello che state inserendo. Potrebbe però capitare, ed è tipicamente fonte di errore, che un numero che avete inserito per mille motivi, perché il formato era già impostato come testo, perché il formato, perché avete inserito una virgola o un punto, o avete lasciato uno spazio, sono mille motivi, avete messo una O al posto di uno zero, il numero venga riconosciuto come testo e in quel caso non riuscite ad operarci sopra. Questo è il problema. Come fare a accorgersi se un numero è riconosciuto come testo? Beh, la prima cosa è che lo vedete scritto a sinistra, vedete? Come se fosse allineato a sinistra. Come si fa allora a riportare le cose in modo automatico, normale? Beh, guardate, io seleziono la cella, e questo è quello che faremo in generale per tutti i formati. Seleziono formato, numero, e vedete, lui mi segna testo normale, vuol dire che in questo momento lo sta riconoscendo come testo. Ora, se voglio riportarlo nel formato automatico, come vedremo dopo nel formato numero, in questo caso voglio fare automatico, clicco su automatico. Vedete? Adesso è un numero, meglio formato automatico, riconosce automaticamente quanto dovrebbe essere. Ora annullo quello che ho fatto facendo Ctrl Z, così mi segno la scorciatoia della tastiera. Poi supponiamo che invece voi vogliate dire, guarda che è un numero, quindi vi scrivete 129,4922. Lui lo riconosce come automatico, ma gli volete dire che è un numero, quindi ancora una volta, formato, numero e selezionate numero. Notate che lui di default seleziona due cifre decimali, dopo vediamo come modificarle. Ok? Poi supponiamo che vogliate mettere il vostro numero in percentuale. Quindi vi scrivete 129,4922, selezionate la cella, formato, numero, percentuale. Ok? Vedete? In automatico vi mette la percentuale, lo trasforma in una percentuale. Il foglio di calcolo vi permette anche di chiaramente mettere il numero in formato in notazione scientifica, quindi ancora una volta formato, numero, scientifico. E qua lui decide quante cifre trattenere. Come fare a modificare il numero delle cifre? Ve lo faccio vedere anche fra un secondo, ma iniziamo a vederlo qua, utilizzando questi due tasti. Vedete, qua c'è 1,29, ma io potrei aumentare il numero di posizioni decimali con questo tasto. Vedete, posso andare avanti oppure diminuirle. Ok? Questo e più 0,2 vuol dire che è elevato per 10 alla 2, che è moltiplicato per 10 alla 2. Ok? E infine, quello che vi stavo facendo vedere prima, se voi avete il vostro numero scritto non in notazione scientifica, ma volete modificare il numero di cifre, vedete, come prima, scegliete quante trattenerle in questo modo qua. Ok?
Ok, questa è la tecnica, il criterio su cui trattenerle lo si vede in classe, ma non è questo il momento in cui, su cui ragionare, questo è solo su come si fa. Altra cosa che può essere molto utile, ovvero ordinare i numeri, i dati in ordine crescente o decrescente. Quindi supponiamo che abbiate questi numeri qua. Prima cosa, se voglio selezionarli tutti, io seleziono la prima cella, ok? E trascino giù il mouse, questo è un modo, oppure seleziono la prima cella, tengo premuto il tasto Shift e clicco l'ultima. Ok? Adesso me li copio, quindi faccio Ctrl C, Ctrl V e supponiamo che io voglia ordinare in ordine crescente questi numeri. Quindi li mantengo selezionati, andrò a fare dati e poi vedete che mi dice diverse cose, no? Ordina il foglio. Ordina l'intervallo. Ordina l'intervallo vuol dire quello che ho selezionato, no? Voglio farlo in ordine crescente e quindi farò dalla A alla Z. Ok? Allo stesso modo, se voglio ordinarli in ordine decrescente, li selezionerò, farò dati, intervallo e dalla Z alla A. Ok? Questo è il modo in cui ordino i dati. Altra cosa fondamentale, le operazioni di base fra dati. Supponiamo di avere questi due dati, il numero 3 e il numero 2. Io voglio fare somma, prodotto, differenza, quoziente e elevamento a potenza. Lo facciamo da zero. Prima informazione. Come si scrive una formula dentro il foglio di calcolo? Seleziono la cella in cui voglio avere il risultato dell'operazione, o della formula in generale, e faccio uguale. Vedete, dal momento che io premo uguale, mi compare qua sopra la possibilità di scrivere o di scrivere dentro la cella, ma in automatico vedete che qua sopra compare quello che sto scrivendo. Ora, se voglio sommare i due numeri, selezionerò la prima cella, vedete A5, più seleziono la seconda. Ora, io le ho cliccate, ma potrei anche scriverle. Posso anche scrivere B5 e poi premo invio. Vedete? In questo modo ho ottenuto quello che avevo qua sopra. Se voglio fare il prodotto faccio la stessa cosa, il segno di prodotto è l'asterisco, la differenza è ovviamente il segno meno, qua, il quoziente è lo slash, quindi quella stanghetta inclinata, l'elevamento a potenza è questo simbolino di apice A5 alla BC. Ok, queste sono le operazioni di base. Così vedete abbiamo ottenuto quello che avete anche poi svolto in classe. Altra cosa fondamentale, supponiamo che abbiate tanti dati, cosa che capiterà spesso, e non è che vi mettete allora a scrivere 10.000 volte tutte le formule per ogni coppia di dati, diventerebbe una cosa veramente, veramente lunga. Allora cosa si fa? Qui sopra abbiamo le stesse operazioni che abbiamo scritto prima. Anziché mettersi e riscrivere tutte le formule della somma, tutte le formule del prodotto e così via, cosa faccio? Seleziono la cella con la prima formula scritta, vedete che compare questo quadratino blu scuro, lo clicco, e lo trascino verso il basso. Spesso lui me lo chiede anche in automatico quando scrivo le formule. Se lo trascino verso il basso, in automatico, vedete, se seleziono e clicco, ha selezionato i dati corrispondenti. Questo mi permette di risparmiare parecchio, parecchio tempo. Adesso lo faccio con tutto. Prodotto, vedete, differenza, quoziente e elevamento a potenza. Qua compare una cosa che non va bene, ma di questo poi ne avete parlato in classe, sicuramente. Nel senso che quello che quando voi trascinate le formule può essere che capitano degli errori, no? E non è perché avete sbagliato tecnicamente a fare qualcosa, è legato ai numeri che state utilizzando. Ok? Altra cosa fondamentale è il caso in cui abbiate una serie di numeri, come dato 1, che devono essere addizionati, moltiplicati, divisi o altro per lo stesso valore, un valore fissato 2. Ora l'alternativa
La cosa, diciamo, un po' più lenta, un po' meno intelligente, è farsi una colonna intera di due, quindi 2, 2, 2, 2, 2, e fare le operazioni come prima. Però lo scopo del foglio di calcolo è risparmiare tempo. Come si fa allora? Vi faccio vedere. Quindi mi ricopio i dati e vado a fare esattamente la stessa cosa. Quindi mi copio anche l'intestazione. Eccolo qua. Ora supponiamo che voglia fare la somma di questo. Questo e fino a qua è come prima, ma il valore che devo sommare al dato 1 è sempre 2. Ora, se facendo questo io trascino giù e basta, guardate cosa succede: succede che questi rimangono invariati, perché se non c'è niente lui pensa che ci sia 0. Ok, allora come si fa a dirgli guarda che tu devi sempre sommargli 2? Si fa in questo modo: quando vado a scrivere la formula davanti alla lettera e davanti al numero vado a inserire un dollaro. Vedete, dollaro B, dollaro 30. E faccio invio. Cosa cambia adesso? Guardate che trascinando, lui in automatico mi cambia il dato 1, ma tiene fisso il dato costante. Visto? Ok? Quindi posso fare la stessa cosa facendo il prodotto, questo per dollaro, cos'è questa? È B80, B dollaro 80. Ovviamente ho letto male la cella perché me la sono persa via. È B30, non è B80, chiaramente. Infatti metteva 0 perché era vuoto. Ecco, vedete, inserendo questo lui mi dice compilazione automatica suggerita. Posso premere Ctrl Enter o fare la spunta verde e lui in automatico ha capito che volevo fare questa cosa. Vedete? Dovrebbe farmelo sempre. Quindi differenza, faccio questo meno, mi hanno detto che era B30, B dollaro 30, Ctrl Enter e così via. Ok? Fino a fare anche gli altri. Passiamo a una cosa molto rapida, di quale vediamo solo una metà perché l'altra metà l'avete vista in classe ed è più un'applicazione, che è la cosiddetta formula ricorsiva. Prima vi faccio vedere, no, anzi, facciamo prima la cosa, l'obiettivo del foglio, ovvero supponiamo che voglia scrivere tutti i numeri da 1 a 10 perché sto facendo un elenco, 1, 2, 3, 4 e così via. Capite che il procedimento è molto lento perché finché devo scrivere 10 valori, vabbè, lo faccio anche. Se devo scrivere 2000, non mi passa più. Allora, come fare? Per risparmiare tempo, io mi scrivo il primo numero, 1, e poi vado a scrivere una formula uguale. Seleziono la cella che si trova sopra e faccio più 1. Ovviamente viene 2. Ora, guardate cosa succede se trascino. Cosa sta facendo lui? Lui dice, dai, tu mi hai detto di prendere la cella che si trova sopra questa e aggiungere 1. Perfetto. Ma lo fa per ogni cella sotto. Peccato che spostandomi verso il basso, chiaramente il valore sopra aumenta. Quindi qua io gli dico fai 1 più 1. Qua sotto gli dico fai 2 più 1. E così via. Ok, questo è un esempio di una formula ricorsiva molto semplice che può essere usata spesso. C'è un trucchetto per far sì di scrivere tutti i numeri da 1 a un certo valore, che è questo. Ad esempio io scrivo 1, 2, poi li seleziono entrambi e trascino. Lui capisce in automatico che io voglio, o meno intuisce che io voglia scrivere tutti i numeri in ordine crescente. Ok? L'ultima parte è dedicata all'inserimento di un semplice grafico di proporzionalità diretta e vediamo un attimino intanto di mettere in pratica quello che abbiamo visto. Quindi supponiamo di avere questa serie di dati, ok? La y, cioè la variabile dipendente, è ottenuta moltiplicando x per il coefficiente di proporzionalità, vedete che c'è il dollaro, ok? E vale per tutte le altre.
perché ho tenuto fisso il coefficiente di proporzionalità, non è che l'ho tenuto fisso, rimane fisso, e supponiamo che voglia inserire un grafico di questa proporzionalità diretta. Quindi seleziono tutte le colonne dei dati, faccio inserisci, grafico, e lui mi presenta questo, che non è chiaramente quello a cui sono interessato. Quindi quello che vado a fare è tipo di grafico, in questo caso mi interessa un grafico a linee. E vedete, ottengo quasi quello che ho già pronto. Posso ovviamente modificare tantissime cose, poi ci sarà una lezione a parte sui grafici, ma posso personalizzarlo, ad esempio cambiare lo sfondo, mettere i titoli, cosa molto, molto indicata, quindi titolo, posso mettere grafico di proporzionalità. Poi lo voglio in grassetto, lo metto al centro, e così via. Posso modificare, mettere un sottotitolo, mettere il titolo all'asse orizzontale, molto indicato anche questo. Quindi asse delle ascisse. E anche, chiaramente, asse, per quanto riguarda quello verticale, asse delle ordinate. E così via. Insomma, si possono fare tante cose, ma questo poi lo vedremo in un video, successivo.